Se io me l'aspettavo oppure no, non lo so. Forse erano delle... così? No, non me l'aspettavo. Forse il momento più forte di tutta questa scena è quello della vestizione. Il momento in cui lui toglie i panni da battente e mette di nuovo i suoi vestiti. Quali sono più sporchi non si sa. Sicuramente si sporcheranno di più gli altri. Quella scena è stata sbalorditiva anche per noi che l'abbiamo vissuta. C'è stata una preparazione meticolosissima di quel momento. È una scena che ovviamente ha una dinamica complessa di emozione, di tensione fra i due personaggi e anche che ha richiesto un enorme lavoro di trucco. Conte muore in un modo abbastanza spettacolare, ma che richiedeva un prostetico molto, molto, molto complesso, che purtroppo non funzionava. Nonostante la fatica e la necessità di essere presenti e precisi in quel momento, ci divertivamo tantissimo, perché dietro di noi c'era il truccatore accucciato per premere la siringa e far partire il sangue. In un ciak più stretto c'era Marco che abbassava il collo per non tenere aperto lo sbrego che aveva nella gola. Quindi c'è un racconto parallelo a quello che si vede che ci fa fare anche molto i conti col nostro mestiere e ci fa divertire. Però penso che nello specifico la scena sia meravigliosamente drammatica, ma spettacolare, credibilissima, potente. L'idea era quella di avere un personaggio che si dissanguava letteralmente sotto i tuoi occhi, cosa che ovviamente rende ancora più agghiacciante il momento, ma da un certo punto di vista anche ti dà il tempo di metabolizzare che hai perso uno dei tuoi personaggi principali. Gomorrah, new episodes Wednesdays at 10 on Sundance.